Buongiorno bambini, benvenuti a questa nuova lezione. Oggi iniziamo un nuovo capitolo. Iniziamo l'unità 6. Andate a pagina 46-47. Bene, prima di tutto dovete leggere da soli il testo. Quindi mettete pausa e leggete. Ok, ora che avete letto, vediamo insieme il significato del testo. Nicolò partecipa a una scuola per bambini, una scuola di cucina. Infatti il titolo è A scuola di cucina. Esistono dei corsi di cucina per bambini da fare dopo la scuola. In che orario è il corso di Nicolò? Il corso è dalle 5 alle 6 e mezza ed è per bambini a partire dai 7 anni, bambini che hanno 7 anni, 8 anni, 9 anni, ok? Dai 7 anni in su. Vediamo, come si chiama lo chef, il cuoco che dà le lezioni di cucina? Cercatelo nel testo. Il cuoco si chiama Oliviero Bartoli. Come si presenta ai bambini? Lui dice, io sono il grande Oliviero Bartoli. Vuole impressionare i bambini e sta presumendo, no? Qual è la ricetta che vanno a preparare? Preparano la maionese, la salsa maionese, la maionese figlia. È una ricetta facile o difficile? È una ricetta facile. Infatti, lui parla di una semplice ricetta. Quali sono gli ingredienti che devono utilizzare? Cercateli nel testo. Mettete pausa se avete bisogno di tempo. Gli ingredienti sono 2 tuorli d'uovo o rossi d'uovo. I tuorli sono la parte rossa dell'uovo. Mezzo litro di olio di mais. Aceite, olio di mais. 2 cucchiaini di senape. 2 cucharitas, 2 cucchiaini. Senape è come la mostassa. Succo di limone. Ugo di limone, sale e pepe, sal e pimienta. Vediamo. Adesso cercate la preparazione. Cosa devono fare per preparare la maionese? Cercate soprattutto i verbi. Ad esempio, inizia con rompete le uova. Tienen que romper los huevos. Mettete pausa e cercate tutti i passaggi della ricetta. Ok, ora che avete cercato, vediamo insieme. Rompete le uova, è il primo passaggio. Separate i tuorli e gli albumi. Hai che separare la parte rossa dell'uovo e la parte clara. La clara, gli albumi, il rosso, la parte rossa, i tuorli. Mescolate i tuorli e la senape, sale e pepe. Mescolate, mesclare, ok? Mescolate i tuorli e la senape, sale e pepe. Aggiungete l'olio a poco,
Quiere decir añadir el aceite poco a la vez, poco a poco, poco a la vez. Sbattete. Sbattere senza fermarsi. Sbattete quiere decir como mezclar in maniera energica, ok? Dice senza fermarsi, sin parar. Infine aggiungete il succo di limone. Alla fine bisogna aggiungere, añadire il succo di limone e il jugo del limone. Vediamo che cosa succede. Nicolò fa cadere tutto e il cuoco cosa gli dice? Che è un... gli dice che è un vero disastro, che è una catastrofe naturale. Disastro, un desastre. Catastrofe naturale è, ad esempio, l'eruzione di un vulcano, un maremoto, uno tsunami. Queste sono catastrofe naturali. Però, che succede? Il cuoco assaggia la maionese, prova la maionese. E che passa? Le incontra deliziosa. Gli dice che è buonissima, che è deliziosa. Bene, per oggi abbiamo finito. Potete anche cercare nel CD del vostro testo l'audio di questa lettura. Dovrebbe esserci nel CD anche dello studente, nel vostro CD. Bene, ascoltate, le rileggete e se avete domande potete farmele attraverso Educai. A domani!